Viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Bentrovati all'appuntamento con Viaggiando, la nostra parentesi riservata agli eventi interessanti, agli scorci di territorio e a quanto di bello c'è da vedere o da fare. Prima di presentarvi il nostro ospite, che oggi è veramente un ospite con la O maiuscola, vi ricordo il sito, che è www.viaggiandoinradio.it, per riascoltare ovviamente le nostre puntate e trovare un sacco di informazioni. E adesso ve lo presento. Lui è un attore teatrale, è un regista, è molto altro anche, però insomma basta così, perché oggi è, se devo stare, Simone, caro Simone Toffanin, se devo stare qui a raccontare tutto quello che sei, non possiamo più parlare e andare avanti, hai ragione. Ciao Monica. Ciao Simone, è davvero un grandissimo piacere ospitarti all'interno di Viaggiando, per il grande personaggio teatrale che sei, ma anche e soprattutto per la bellezza anche di questa manifestazione di cui tu sei direttore artistico, che è Sipari al Borgo. Mm. Esattamente, ti ringrazio della presentazione davvero favolosa, grazie molte. Ma figurati, era veramente già proprio il minimo, Simone, non abbiamo proprio detto niente di te, ma è bene così, è meglio che i fatti parlino da soli. Ah sì, beh, quello lo fanno sicuramente, quando tu sali da qualche parte i fatti parlano, e come. Bene, allora Simone, ci racconti di questa deliziosa rassegna Sipari al Borgo? Certo, allora è una rassegna teatrale che si sviluppa, diciamo, durante i weekend di luglio, in modo alternato, il 2, il sabato 2, poi c'è una domenica 10, il sabato 16 luglio e la domenica 24, che è l'ultimo appuntamento. Ecco, però l'ultimo appuntamento, anzi te lo chiedo subito, così ti strappo una promessa con tanto di testimoni, dell'ultimo appuntamento, cioè quello di domenica 24 luglio, non parleremo oggi, ma tu molto volentieri tornerai a trovarci, vero Simone? Guarda, come disse Garibaldi, obbedisco. Grazie, grazie. Allora, no, perché quello è un appuntamento molto particolare e merita proprio di essere trattato da solo, perché lì poi, tra l'altro, oltre a esserci tu proprio come regia, come tutto, vogliamo dire, c'è, sì, infatti anche... sono solamente io in scena, quindi sono tutto. Esatto, e poi c'è anche la voce fuori campo di un altro mio grandissimo amico, che è Tony Fuochi. Esattamente, di un nostro grandissimo amico, che è Tony Fuochi. Esatto, quindi quello merita una puntata solo per voi due. Allora, intanto noi ci occupiamo di questo sabato, quello che sta per venire, che è sabato 2 luglio. Intanto siamo ad Arqua Petrarca, che quindi, ecco, insomma... Sì. E quindi è un paese che, insomma, si presenta già da solo. È uno scenario, un teatro naturale per eccellenza, uno dei 100 borghi più belli d'Italia, sì, il paese del sommo poeta e quante altre ancora cose si potrebbero dire, quindi insomma penso che difficilmente, non solo in Italia ma un po' in tutta Europa, nessuno possa dire di non conoscere questo piccolissimo borgo medievale, dal quale tra l'altro io vengo, perché mio padre era di origini arquanesi. Ah, che meraviglia, quindi è una cosa molto d'affetto anche questa. Sì, sì, estremamente d'affetto, perché mio padre mi raccontava sempre con molta passione del suo paese natale di Arqua, e mi è rimasto sempre nel cuore, quindi quando 2 mesi fa l'amministrazione comunale di Arqua e la Proloco, che ringrazio, che sono parte attive
di questa rassegna. Mi hanno così dato la possibilità, mi hanno chiamato per iniziare questo progetto, che è la prima edizione, ma che quindi vuole essere un appuntamento futuro anche nei prossimi anni, al di là del discorso artistico, cioè un discorso mio personale, proprio di affetto, di ritornare in qualche modo alle mie radici. Sì, questa è una cosa straordinaria, e meno male, che poi tra l'altro è una rassegna teatrale spettacolare, e tra l'altro ha un prezzo popolarissimo, perché abbiamo l'ingresso che costa solamente 6 euro, quindi, esattamente, insomma, sì, ma l'importante è che la strepitosa gente venga. Sì, assolutamente. Allora, diamo un cenno di quello che andremo a vedere in queste, certo, serate, Simone. Allora, guarda, il titolo si pari al Borgo, ha una sottotraccia, sì, che ogni anno cambierà. Quest'anno abbiamo deciso di enucleare questo titolo, sì, Scorci di teatro del Novecento. Bello. E allora partiremo il 2 luglio, sabato 2 luglio alle, sì, ore 21:15 in piazza Petrarca, che tanto per intenderci è quella dove c'è la chiesa e dove c'è la tomba del poeta, sì, e con uno spettacolo in dialetto veneto, Novecento in bianco e nero, che in pratica è la messa in scena di due atti unici famosissimi di uno degli scrittori veneti del Novecento più rappresentati e più conosciuti, Gino Rocca. Ecco. Nello specifico abbiamo L'Imbriaco de Sesto, sì, e La Scorsetta de Limon. Quindi, sì, il primo appuntamento è in dialetto veneto. Perfetto. Ecco, se dovesse in questo caso piovere, verrà messo in scena, esatto, il giorno successivo, esattamente. Esatto, perfetto. Quindi, ecco, quindi si parte con la versione in dialetto. Poi invece domenica 10 luglio, intanto l'inizio degli spettacoli, scusami Simone, sì, è sempre alle ore 21:15, perfetto, ecco, così cerchiamo di dare più informazioni possibili. Il 10 di luglio invece che cosa avremo il piacere? Allora, invece il 10 di luglio andiamo oltre Alpe e andiamo a vederci una gustosa commedia di Francis Weber, ed è La cena dei cretini. Eccola. Perfetto. Ogni allusione puramente casuale. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, allora, La cena dei cretini, domenica 10 luglio. Sarebbe quasi da dire siete tutti invitati. Sì, sì, sì. Ci sarebbe stato. Allora, sabato 16 luglio invece, allora, che cosa succederà? Sabato invece 16 luglio, continuando questa metafora del viaggio, invece scavalchiamo proprio il nostro continente, andiamo negli Stati Uniti e andiamo a prendere e a vedere una bellissima commedia da cui è stato tratto anche un film famosissimo. L'autore è Neil Simon, un grandissimo, sì, quindi uno dei più grandi autori di teatro e di cinema del Novecento, ed è A piedi nudi nel parco. Bene, quindi insomma credo che la scelta sia stata veramente incredibile, perché avete abbracciato davvero tutti i gusti in questa rassegna, e quindi io credo che non se ne possa perdere uno di questi spettacoli. Poi vabbè, quello del 24 luglio lì mi sento di essere un po' di parte. Sì, mi sento di essere di parte anch'io, chissà come mai. Però insomma, di questo parleremo, perché ormai, come diceva Garibaldi, tu hai detto obbedisco. E quindi sei un po' costretto a venirci, a ritornare a parlarci di questo favoloso spettacolo. Intanto, naturalmente, noi verremo a trovarvi in piazza Petrarca, ad Arqua Petrarca, quindi nella piazza proprio principale del paese, a partire da questo sabato, cioè sabato 2 luglio, e poi domenica 10, e poi ancora sabato 16, e l'ultimo sarà domenica 24 luglio, ma ne parleremo. Esattamente. Ecco, info, se volete, info, cioè le trovate
trovate nel... c'è un sito, Simone? Sì, allora guarda, c'è il mio sito che è www.ilcast.it. Bene. Ecco, e oppure ci sono le mail di riferimento che sono info@ilcast.it. Perfetto. Oppure un'altra info molto semplice, che è info@arquapetrarca, certo, quindi senza l'accento, sì, .com. Perfetto, quindi insomma, beh, ma io credo che comunque avendo il sito ilcast.it di riferimento troveranno sicuramente tutto quello di cui... Certo, ma poi c'è anche il sito per esempio istituzionale di Arqua, quindi del comune di Arqua, ecco, perfetto, quindi vabbè, basta quindi... digitare su un motore di ricerca, non facciamo ovviamente nomi per non fare pubblicità, Arqua Petrarca e salta subito all'occhio. Beh, direi proprio di sì. Bene, allora io ringrazio Simone Toffanin, attore teatrale, regista, e veramente non dovete perdervela questa rassegna, non dovete, perché poi soprattutto la sera, ma non voglio anticipare niente, Simone. Ci si vede sabato ad Arqua Petrarca in Piazza Petrarca. Va bene? Benissimo. Ti ringrazio molto Monica e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. E spero di vedervi numerosi. Assolutamente, saremo numerosissimi. Grazie Simone. Grazie Monica, ciao. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiando in radio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it.